Mi piacerebbe partire da un'ulteriore ricapitolazione, cioè una sorta di, come ti dicevo prima, quando stavamo parlando di te, ribadire quella che è stata come dire, la parte principale del mio periodo evolutivo di studio, quando appunto vivevo negli Stati Uniti, un po' quello che col senno di poi ho capito che mi è successo, perché sai, le cose poi le vedi in cosa si traducono negli anni, cioè dove ti portano e perché ti ci portano, ma mentre le fai, cioè quando io studiavo con Cefi piuttosto che con Moses o con Dawson, capivo ovviamente di cosa mi parlavano, ma non potevo sapere allora come sarebbe stata l'evoluzione di tutti questi argomenti, di tutte queste informazioni. Però per ribadire un qualcosa che è importante per me da capire, è che noi artisti, soprattutto noi artisti come dire, coinvolti nell'arte creativa, e noi musicisti in particolare, dobbiamo sviluppare in maniera efficace il pensiero, che è quello che noi chiamiamo fraseggio, quindi la funzionalità del cervello per produrre fraseggio, la reattività del corpo per poter. Che è l'interfaccia del fraseggio, nel senso che se il nostro corpo non fosse in grado di riprodurre ciò che pensiamo, rimarrebbe un'idea, ma non un fatto. E trattandosi di arte, questo deve essere condito dalla parte emotiva, no? Quindi sono tre elementi, cuore o spirito, corpo e mente, che vanno strutturati, sviluppati, controllati e messi in interazione. Tutto questo ha un altro, ci sono vari altri aspetti riguardo questa cosa, ma un aspetto molto importante è che questo è in particolare quello che viviamo noi musicisti, è che il nostro pensiero, la nostra azione, il nostro agire, le nostre scelte dipendono anche da altri. Un pittore sta nel suo studio con i pennelli, con la tela, e esprime se stesso, esprime la sua visione. In maniera indipendente, noi non possiamo fare questo, soprattutto noi batteristi, noi dipendiamo da ciò che altri fanno, dalle scelte di altri, dalle richieste di altri, dai limiti o dal potenziale di altri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un tipo di disciplina molto, molto complessa. Generalmente le persone quando fanno qualcosa dicono sempre che è difficile, no? Qualsiasi cosa, è difficile far questo, è difficile far quello, ma in questo caso è veramente complesso quello che facciamo, perché per arrivare a un certo livello bisogna appunto sviluppare queste parti e farle nel modo migliore. Meglio lo fai e più il livello sale, più il tuo livello sale, quindi sale anche il livello dei tuoi interlocutori. Quindi sostanzialmente puoi suonare con persone più brave, perché sai, quando si suona bisogna suonare con gli altri. Con chi e cosa, no? Se vogliamo suonare con musicisti di livello internazionale, allora il gioco si fa duro. E questo è stato il mio obiettivo, e questo obiettivo l'ho raggiunto ormai da anni. E quindi perché? Come ci sono arrivato? Cosa è successo in quel periodo dove ho studiato con questa gente? Sostanzialmente, come ho detto, ma voglio ribadire oggi per fare un riassunto, un riepilogo, quando andai da Gary Cefi, che fu il mio primo insegnante a Boston nel lontano 1987, mese di novembre, mi trovai di fronte a un geniale inventore di linguaggio. Cioè, Gary Cefi è stato, e secondo me tuttora anche oggi, il più grande didatta del linguaggio della batteria post-bebop, quindi diciamo dagli anni 70 in avanti. Infatti, i suoi metodi e la sua mentalità era quella di creare un tipo di lavoro, un tipo di studi che fossero pensati per la batteria, non studi di tamburo come può essere ad esempio il Wilcoxon, visto che è uscita fuori Wilcoxon Night, che poi suoni sulla batteria. Lui diceva che okay, i rudimenti sono nati in una certa epoca per una certa funzione. Ovviamente noi batteristi li usiamo in tanti modi, però lui diceva quella è snare drum,
My studies are for the drum set, cioè lui pensava al lavoro linguistico già con lo strumento drum set in testa. E infatti, quello che probabilmente ho già detto anche in questa sede, ma che ribadisco adesso, è che sicuramente da un punto di vista dello strumento batteria, l'avere studiato con Alan Dawson e con Gary Chaffee era un po' vedere i due lati della medaglia, perché Alan Dawson lavorava in tutto ciò che era la parte precedente, cioè lo swing, il bebop, il batterismo jazz mainstream, e Chaffee ti insegnava quello che aveva arrivato dopo. Quindi, avendo fatto entrambi le scuole, da un punto di vista di come funziona lo strumento, ho avuto modo di capire bene come funziona il linguaggio della musica che ci interessa. Successivamente c'è stato il periodo di Moses, sul quale ci siamo. Non ti vedo più, Ruggero, come No, ci sono. non ti vedo più, però. Ecco. Ci sono. Non mi sparire. Gli altri mi vedono? Sì, fanno cenno di sì. Ciao Buonasera a tutti, buonasera. Ciao. Luigi. Ciao. Ciao. È Buonasera, maestro. partita Maestro, buonasera. la diretta giusta adesso, tra l'altro. Sì, nel frattempo che lui parlava ho sistemato. Forse è per quello che sono sparito. Però non hai messo in mute, evidentemente. Sì, li avevo messo tutti in mute, però loro possono farlo, io non ho più la facoltà di bloccarli. Devo studiare di nuovo Zoom perché ha cambiato delle robe. Ora li rimetto in mute. Andiamo avanti. Ok. Io la saluto, maestro. La saluto, maestro, e metto in mute. Ok, grazie. Prego, arrivederla. Grazie, lei. Allora, aspetta che però ho messo in mute anche te, Tony, scusami. Devi smutarti tu. Ecco, Eccoci. Mi andiamo. senti? Sì, no, questo discorso che tu stai facendo nel frattempo, visto che ormai ti ho interrotto, per me è molto interessante perché io mi sono fatto questa domanda per 30 anni. Guardando i batteristi soprattutto, ma voglio dire, anche guardando o ascoltando uno come Philly Joe, cioè non è che i rudimenti siano proprio tutto quello che devi, cioè se non sai i rudimenti non suoni la batteria, perché John Bonham, cioè tutti i rockettari degli anni 70 con i rudimenti ne usavano il flam, un drag in croce, i singoli, cioè non è che il doppio Rathmacchiù. Allora, sostanzialmente, se tu senti, voglio dire, lo sticking di Gary Chaffee, ad esempio, che tu conosci bene, che differenza c'è sostanzialmente tra lo sticking di Gary Chaffee e i rudimenti? Poi bisogna, come ben sai, quando si parla di rudimenti, generalmente noi parliamo dei rudimenti americani, ma i rudimenti sono più di quelli, quindi sono i rudimenti svizzeri, sono gli ibridi, ci sono i chops builders, eccetera, eccetera. No, nell'elenco di Dawson, come ho già detto, erano 87, mentre i rudimenti americani sono solo 26. E la gran parte dei batteristi non li conoscono neanche tutti, neanche i nomi. Ma la grossa differenza tra lo sticking di Chaffee e in parte anche in linea, i rudimenti militari sono proprio le acciaccature, la presenza dei flam e dei drags e del rullo pressato, se vuoi. Infatti, tutti i batteristi più moderni con cui ho avuto a che fare, studiato, suonato assieme, perché non so se questo l'ho già detto, io ho avuto modo di suonare, non solo di studiare, ma anche di suonare con tanti grandi batteristi. Ho suonato con Billy Cobham, ho suonato con Weckl, ho suonato con Steve Smith, ho suonato con Ayrton Moreira, ho suonato con Mike Clark, Lenny White, eccetera, eccetera. Poi mi verranno in mente anche gli altri nomi. Quindi, suonandoci assieme, duettando e vedere quello che facevano, non, questo utilizzo esaustivo dei rudimenti non è più così presente come si pensava una volta. Chiaramente allora, tu hai nominato Philly Joe Jones, quando Philly Joe Jones, che è il batterista più rudimentale di tutti, di quelli famosi, cioè quelli che usava più rudimenti, quando Philly Joe Jones usava rudimenti, lui si basava sul fraseggio del libro Rudimental Swing Solos di Charlie Wilcoxon, dove c'erano degli studi tipo Roughing the Single Drag o Paradiddle Johnny, eccetera, eccetera, da cui lui prendeva spunto per le sue frasi. Ma la peculiarità di Philly Joe Jones non era tanto
quello, cioè, aveva anche una grande perizia tecnica, questo è indubbio, perché basta ascoltarlo, guardare i video. Ma la peculiarità di Philly Joe Jones, e questo me lo disse anche Alan Dawson, era noto o era riconosciuto quello che faceva swingare di più i rudimenti. Quindi era il modo in cui lui, passami un termine, come dire, un po' casalingo, nerizzava i rudimenti, perché i rudimenti nascono per la musica militare, come sappiamo, e quindi per una musica molto verticale e per la marcia, mentre nell'applicazione jazzistica devono essere swinganti. E quello che Philly Joe Jones meglio di altri riusciva a fare era mettere questo senso dello swing anche nella Tamaki. Quindi la realtà dei fatti è che spesso i rudimenti che lui suonava non suonavano, erano quasi riconoscibili, perché la pronuncia che gli dava li rendeva totalmente diversi. È come una parola detta da un milanese o da un cagliaritano o da un napoletano, la stessa parola può quasi risultare incomprensibile, perché la pronuncia è totalmente diversa, no? Ti dirò addirittura, apro una parentesi che non è collegata direttamente a questo. Uno dei batteristi, se da sempre, dei batteristi storici intendo, meno leggibili, anche per i musicisti stessi, io ho suonato con tante persone che ci hanno suonato assieme, uno dei batteristi meno leggibili è stato sicuramente Elvin Jones. Elvin Jones non è a volte... cioè molto, non a volte, molto spesso, soprattutto nella fase solistica, risulta criptico nell'enunciato, ma in realtà se lo si vede trascritto, no, John Reilly ha fatto diverse trascrizioni di Elvin Jones, così come tanti altri, il suo suonare da un punto di vista concettuale è, rispetto al livello attuale, è quasi elementare. Quello che rende criptico il modo di suonare di Elvin è la pronuncia, perché Elvin è il batterista più nero di tutti, il più nero dei neri. Ti racconto un aneddoto. Io ho suonato, e spero di suonarci ancora a lungo, per tanti anni con Dave Liebman, che è stato uno dei sassofonisti che ha suonato per anni con Elvin. E intanto tutti coloro che hanno suonato con Elvin Jones, ho suonato con Liebman, ho suonato con Padla Barbero, ho suonato col bassista Gerald Cannon e tanti altri, all'inizio mi hanno detto tutti la stessa cosa. Per capire dove era il suo beat, ci ho messo dei mesi. Finché non lo capivi. Il beat era lì, il problema è che era la chiave di lettura, no? Ma a parte questo, Dave Liebman mi ha raccontato un aneddoto che penso sia molto significativo e che non ha niente a che vedere col suonare. Cioè lui ebbe modo, credo negli anni 70, di suonare per una settimana al Village Vanguard di New York con Elvin Jones e Jimmy Garrison, cioè bassista e batterista di Coltrane. Anni dopo suonò anche con McCoy Tyner, quindi ha suonato con tutta la ritmica di Coltrane. Però diciamo che in quell'occasione c'erano il batterista e il bassista, quindi Jimmy Garrison e Elvin Jones con Liebman sassofonista. Ora, Liebman è un americano ed è un jazzista americano, newyorkese. Cosa intendo dire? Che è uno che ovviamente conosce e parla molto bene lo slang dei jazzisti di New York, no? Così in ogni città c'è uno slang, a Milano diciamo bella raga, no? Tutte queste cose che magari uno di un altro posto non capisce cosa si intende, no? E non starò a imitarlo, ma per chi conosce di cosa sto parlando, per esempio, vabbè, dirò una frase, in inglese, in proper English, cioè in inglese formale, si direbbe those musicians sound great, no? Questi musicisti sono bravissimi. Nello slang dei musicisti newyorkesi si dice motherfuckers are killing, man. Ok, per uno che non sa cosa vuol dire sta roba, per esempio musicisti si dice cats, gatti, perché boh, praticare si dice shed, to shed, shedding, tecnica, chops, quindi uno dice great technique, no, loro dicono oh fucking great chops, man. E se tu non sai queste parole non capisci cosa stanno parlando, quindi c'è uno slang interno ai musicisti di New York. Detto questo, quando Liebman suonò con Elvin e Jimmy Garrison e loro parlavano assieme tra di loro, lui non capiva niente, perché erano talmente intrisi di jazzicità, mettiamo così, di neritudine, che anche lui non capiva un cazzo, capiva solo dei suoni e loro suonavano così. Quindi la pronuncia, no,
Un altro esempio che faccio sempre, ci sono vari livelli di appartenenza ad una lingua, un accento. Per esempio noi, ovviamente, per chi non è milanese, in linea ce n'è più di uno, è ovvio che siamo di Milano perché abbiamo l'accento dei milanesi, ma non abbiamo un accento particolarmente marcato rispetto ad altri, no? Ci sono vari livelli di esasperazione dell'accento, fino ad arrivare al livello del Cumenda, quello che parla così, no? Che è un modo molto esasperato per i romani, euli mortecci, quelli che parlano in questo modo. Mi capisci cosa intendo? Stessa cosa vale per la pronuncia jazzistica. Loro erano, Elvin era all'estremo, la pronuncia più estrema possibile, e quindi questo rendeva criptico il suo suonare, ma non era ciò che suonava, era il come. Infatti, se io mi ricordo quel famoso video di Elvin, l'unico video che c'è di Elvin dove spiega con la Gretsch gialla con una maglia improbabilissima, no? Sì. E lui dice: ti suono la melodia, cioè tu l'ascolti e dici, la suona sul rullante. Madonna santa, aspetta, che non ho nemmeno capito dove è il 2, perché ha fatto 1 e già il 2. Perché lui suona dietrissimo sul beat. Madonna, però la cosa di Elvin, quella che tanti non sanno, ma che tutti, soprattutto i bassisti che hanno suonato con lui, perché sai, per il bassista è cruciale la posizione del beat, che Elvin, la sua pronuncia era indietro, ma lui era esattamente sul tempo. Questa era la cosa difficile, perché chi cerca di suonare in quel modo, rallenta, tira indietro, come si vuol dire. Invece lui riusciva ad allargare così tanto gli spazi senza perdere la postazione. Infatti mi han detto che spesso cambiava i bassisti, perché i bassisti nel seguirlo andavano indietro, invece lui voleva la pulsazione esatta. Infatti questa è un'altra notizia che può essere utile per tutti quelli che ascoltano. Questo mio caro amico Gerald Cannon, che è un grandissimo bassista ed è stato il bassista di Elvin per 7 anni, a Gerald chiesi ovviamente com'era suonare con Elvin e cosa aveva imparato da quell'esperienza. E la sua risposta è stata: quello che ho imparato da questa esperienza è che un quarto dura un quarto, non il 95% di un quarto. A quarter note, così parla Gerald. You know, man, a quarter note is a quarter note. Not negotiable. Non è negoziabile. Quindi, e qua mi piace, sto parlando di questo anche per riallacciarmi al discorso gruberiano, perché il discorso gruberiano del linguaggio del corpo e lo spacing e i release e gli upstroke era tutto collegato sempre a unire la danza del corpo, che era la parte del feel, alla pulsazione. Infatti lui spesso parlava di floor, il pavimento, perché nel pavimento c'è la pulsazione, quindi imparare a cadere sul beat. Quando vedete Weckl che suona un groove, no, il Weckl post-Gruber, quindi ormai da tanti anni, vedete questo tipo di movimenti, che se lo vediamo da un punto di vista della tecnica è l'upstroke Moller, d'accordo, ma nella concezione gruberiana, lui non lo chiamava neanche Moller, era il release, la preparazione alla caduta, perché infatti Weckl parla del respiro, perché impari a cadere sul beat, quindi non suoni contro il beat, ma cadi sul beat, il beat è a terra. Infatti Gruber diceva che il tamburo, il rullante, è il pavimento rialzato, tu cadi sul pavimento, invece che suonarci contro. È proprio questo discorso nel jazz, no, come abbiamo parlato del pendolo, pendulum time, questo discorso che la bacchetta fa, impari a cadere sul tempo e a collegarti alla pulsazione. Infatti un sacco di lavoro che faceva fare Gruber era con la cassa in quarti, per avere collegamento, connessione tra il feel e il metronomo, sostanzialmente, la pulsazione. Perché, come dice Gerald Cannon, un quarto dura un quarto. Quindi in realtà andare a tempo da un punto di vista concettuale è estremamente semplice, ma la nostra meccanica ce lo impedisce. Credetemi in ascolto, ho il privilegio anche stamattina di avere diversi, non farò i nomi, ma diversi professionisti anche di rilievo tra le persone, non li voglio chiamare miei allievi, diciamo che cercano la mia consulenza per certi problemi. E chi viene da me per due problemi. Quelli che vengono a me hanno sempre due tipi di problemi. Uno, un'impostazione non veramente efficace, quindi la bacchetta non respira. Numero due,
quando suonano jazz in particolare, suonano con un beat troppo superficiale e quindi gli spazi sono stretti e non c'è swing, perché non sono connessi alla pulsazione. Detto così, suona molto banale oppure anche semplicistico, in realtà è un lavoro anche lungo da sistemare, ma imparare a collegare il feel al beat è la soluzione del problema. Andare a tempo. Ma cosa cazzo vuol dire andare a tempo? I quarti sono quelli e all'interno sono le suddivisioni. Il problema è che c'è il feel. E se abbiamo una meccanica che non respira, il feel non c'è, c'è solo la precisione. E diventiamo robotici, che per certi generi musicali funziona bene, per altri generi non funziona per niente. Ah, io avrei una domanda provocatoria su questo argomento. Prego. Perché? Mi capita spesso di vedere, siccome io sono iscritto ai vari canali YouTube di Drameo piuttosto che Tizio Caio, mi capita spesso di vedere questi nuovi batteristi, chiamiamoli nuovi, fare queste performance mirabolanti, sai, il Vic Firth Jamming Festival, sì. Ma io non so se, poi ditemi se voi siete d'accordo, soprattutto tu, ma a me sembrano tutti rigidi come il ferro puro, nonostante siano velocissimi, potenti, ma trovo nel movimento poca organicità, sono molto, cioè secondo me riescono a suonare così perché sono giovani. Bravo. Ma fra 20 anni mi sa che questi saranno tutti spaccati, perché hanno una tensione addosso mostruosa. Questo sono sicuramente d'accordo con te, ma aggiungerei una cosa. Questo è sicuramente vero. È sicuramente vero, perché anch'io l'ho notato solo io che sono. No, no, assolutamente. Anch'io, voglio dire, il lavoro gruberiano l'ho fatto circa 20 anni fa. Siccome suono da più di 40 anni, quindi ho passato una 20ina d'anni suonando in maniera più rigida. E infatti, essendo più giovane e virgulto, riuscivo a venirne a capo. Infatti, quando ero più giovane, diciamo che ero noto per avere molta energia, no? Quindi ero quello che faceva i numeri e aveva energia, che da giovane ci sta, ma se ci pensi è solo uno degli aspetti della musica, no? Infatti adesso per me l'energia vuol dire posso suonare ancora in quel modo, ma quasi non mi interessa più, non mi interessa suonare dentro le cose. Ma non voglio parlare di me in questo caso. Voglio dire che, a parte questo, che sicuramente è vero, e con gli anni sono cazzi se non sistemi la tecnica. Infatti, guarda caso, i Weckl, eccetera, quando è che sono andati dal Gruber? Dopo i 40 anni, perché cominciavano a non farcela più. Questo è ovvio. Numero due, il problema maggiore è un altro, che per molti generi musicali questo approccio non funziona, perché non c'è il giusto groove. È chiaro che se stai suonando su delle sequenze dove tutto è molto robotico, e tra l'altro molti di quelli quando suonano si fanno i brani su misura, se li studiano, no? Una volta chiesi a Steve Smith, come cazzo fai a avere quel controllo sempre lucido nei tuoi soli? Lui mi ha detto, perché me li studio per 3 mesi. Ah, ecco. Quindi non è improvvisato. Infatti Steve, che è un grandissimo batterista, ogni tot di tempo presenta dei soli che poi fa sempre uguali in tutte le cliniche, in tutti i video. È come prepararsi un brano di musica classica senza nulla togliere. Infatti mi ricordo la frase fu che lui mi disse, because you don't see the process, mi ha detto non vedi il processo, cioè non vedi il lavoro che faccio. E allora lì ho detto, cazzo, ecco, certo, è ovvio, tu fai quella cosa con quel controllo perché te la prepari a lungo, finché non la fai a occhi chiusi. Per me però, per me personalmente, è un approccio che non fa per me, perché io la cosa che io amo dell'arte creativa è suonare nel momento, anche al costo di correre dei rischi e anche al costo di sbagliare. Ma se vogliamo, questo che sto per dire adesso è più legato alla parte della psicologia, ma è una cosa che mi piace dire. Troppo spesso per me i musicisti non rischiano per tutela della propria immagine. E questo per me è un vero peccato, ed è anche una credenza, sempre al mio modesto parere, una credenza falsa, perché se io dovessi suonare in modo da dovermi parare il culo, come si suol dire,
Questo cosa sta dicendo? Sta dicendo che per me è molto importante difendere la mia immagine, ma soprattutto è molto importante uscire sempre vincente. Non farò nomi, ma più volte ho fatto duetti, adesso abbiamo suonato in due batterie, in big band, eccetera, eccetera, drum battle, cose di questo tipo. E guarda caso, i miei colleghi tutte le parti difficili danno sempre a me. Falla tu questa, perché loro non volevano rischiare. E io dicevo, dammi. Non perché ero sicuro di farla bene, non me ne fotteva niente di sbagliare. Perché importante è la ricerca, non la difesa del proprio sé. Perché se passiamo la vita a difendere la nostra immagine del cazzo, vuol dire che stiamo mettendo noi stessi davanti alla musica, quindi la musica passa in secondo piano. E siccome questo lo fanno una marea di persone, ma una volta dissi una cosa, tutti vogliono essere i numeri uno, a me basterebbe essere il numero due che non gliene frega un cazzo a nessuno. Capisci cosa intendo? No? Per me la ricerca viene prima di me, ma per molti non è così. Potrei raccontarti, guarda, una volta, non fare i nomi anche in questo caso, ho cercato di fare un progetto dove mettevo assieme cinque di noi, quattro batteristi che stimo particolarmente ed eravamo analoghi per caratteristiche, eccetera, eccetera. Volevo fare un progetto di stile a confronto. E ho iniziato a sentirmi dire, uno pensava allo sfondo nero, che ci avesse lo sfondo nero nel video, l'altro pensava all'inquadratura, l'altro pensava, cioè ognuno pensava alla propria immagine. Allora mi sono caduto le palle, come si dice, e ho mollato il colpo. Nessuno veramente, a parte uno, ha detto che figata, così possiamo scambiare, imparare, fare un po' come facciamo noi adesso qua, no? Liberamente, senza menate, senza io. Anche perché alla fine siamo così tanti che nessuno di noi conta una minchia, diciamoci la verità. Questa è la verità di oggi. Nessuno di noi conta un bel cazzo, signori. Se io vi dicessi tutto ciò che ho fatto nella vita, nessuno lo sa tutto quello che ho fatto. Ho fatto di tutto, in tutti i luoghi, a tutti i livelli. Non conta un cazzo. È solo la mia soddisfazione personale che mi porterò nella tomba. Non conta una minchia. Ma non è un discorso nichilista o triste, è come sono le cose. Quindi, invece di dire io sono quello che ha fatto, che cazzo se ne frega, vivi, stai bene, fai le cose, scambia, ama gli altri. E allora ha senso. Probabilmente conta ciò che rimane fuori visibile. È chiaro? Rimane fuori? Visibile, cioè se tu sei su un video, quello rimane. Sì. Ha un valore per alcuni, perché la differenza per esempio fra la generazione pre YouTube, chiamiamolo così. Una volta un mio caro amico e collega mi disse: occhio, perché da quando c'è YouTube qua non si può sbagliare più, perché il giorno dopo sei in rete e ti pigliano per il culo. Per il culo anche quando non sbagli niente. Tra l'altro, nei video di chiunque, compresi i miei, trovi commenti. È incredibile come nei video di chiunque a qualsiasi livello, anche dei principianti scarsi, trovi qualcuno sotto che scrive: grande maestro, sei il numero uno. Qualcuno sotto che scrive: sei una merda. Questo sotto i video di chiunque, me compreso. Sì. Ma trovano un imbecille, perché di imbecille trattasi, sono andato a vedere chi è. In un video dove io suonavo una cosa che non c'entrava un cazzo, ha scritto di Dave Wacol ce n'è solo uno e con questo ho detto tutto. Ma che cazzo vuol dire? Appare che non stavo suonando né un pezzo di Dave Wacol né nello stile di Dave Wacol, eccetera eccetera. Poi sono andato a leggere che era sto tipo che non sa neanche scrivere in italiano, ho detto vabbè, poveraccio. Così come video di miei allievi scarsi, incapaci, che sotto c'hanno i loro amici che gli scrivono quanto sei bravo e bello, ma lo chiamano maestro. Sto cazzo di nome di maestro va usato con parsimonia. Sono tutti maestri oggi. Esatto, sono tutti maestri, ma siamo anche nella civiltà dei social dove vale tutto, nel senso che io posso scrivere qualsiasi cosa, non c'è un filtro, per cui non vengo... Quello dico che oggi nessuno conta niente, da un certo punto di vista. Possiamo, sì, può succedere che si sia tutti allo stesso livello, nel senso che quello che dici tu, scarsissimo sotto, e lo vedo anch'io a volte, soprattutto, ecco, c'è una cosa, scusate se lo dico, non credo che ci siano all'ascolto, ma sotto i video delle ragazze
Io vedo dei commenti proprio falsi, falsi, falsi. Cioè, solo perché magari è una bella ragazza, gli dicono che è bravissima. In realtà questa suona come manco l'omino della Duracell. Oppure succede il contrario, come purtroppo accade alla mia compagna, che è una musicista straordinaria, geniale, al difetto di essere anche una bella ragazza, e chiaramente le scrivono che è una bella donna invece di sentire come suona. L'altra frase bella è che suoni come un uomo, ma che cazzo vuol dire? No, che insulto terribile. Confermo, io l'ho vista dal vivo, è bravissima, veramente. Sono rimasto stupefatto. Chiaramente c'è sempre una forma, non dico di pregiudizio, però ce lo portiamo tutti dietro, non c'è niente da fare. Quando tu vedi una ragazza così carina, avvenente, non te l'aspetti che suoni così bene. Tu pensi, dice, vabbè, è lì perché tutto sommato coniuga le doti estetiche e quelle musicali. E purtroppo poi i paragoni si fanno perché siamo legati a questa cultura un po' macista, è un dato di fatto questo. L'ambiente musicale è molto maschilista. Poi l'ambiente del basso e della batteria, forse la batteria secondo me si sta sdoganando da poco, le donne stanno venendo fuori bene. Perché le prime donne che suonavano la batteria, tranne rarissimi casi, erano non delle belle donne, dai, erano più vicine a un maschio che... Androgine, sì, erano anche omosessuali, questo lo dico senza giudizio, però era uno strumento molto maschile, quindi tutte le batteriste, anche le mie allieve erano tutte lesbiche. Niente contro, assolutamente, è un dato di fatto. Adesso no, non più. Adesso, cacchio, da quando sono uscite già Terry Lynn Carrington in gioventù non era una modella, però non era nemmeno brutta. La stessa Cindy Blackman, già da giovane, era una gran bella donna. Ancora adesso si difende di brutto. Tra l'altro, suona come un'indemoniata, Sì. una roba pazzesca come suona. E ci sono un sacco di belle ragazze che suonano bene, ma. Una molto brava, non so se la conoscete, suonava con Kenny Barron, si chiama Kim Thompson, lei suona molto bene. Però questa è un po' la fenomenologia di YouTube e del maschilismo che non è è un po' come il razzismo, non è stato sconfitto No, no. del tutto. Per cui, vabbè, no, siamo usciti un attimo da questa cosa. No, tra l'altro io per chiudere di Caterina, io l'ho vista anche suonare e cantare a un Groove Day, per cui se la canta e se la suona, la Non grandissima. solo, Con Braido e è una bravissima pianista. Parla pure, e allora? 5 lingue, laureata in lingue, ha letto 3.000 libri. Quindi, purtroppo, il difetto di essere anche bella è questo. Dice che è un difetto a questo punto. So Però quello che, il tipo di complimenti che generalmente le fanno su Messenger, non sono sempre attinenti alle sue qualità musicali o intellettive. Quindi, purtroppo, l'uomo è anche quello. vabbè, Questa cosa mi comunque dà molto fastidio, ma non, cioè in generale, non è solo nel suo caso. Io non riesco a capire perché dobbiamo essere così meschini a volte. Ma comunque è un altro discorso. Torniamo ad altro. ma collegando quello che dicevi tu, per esempio, visto che stavamo parlando di Moses l'altra volta, anche con Bon Moses non hai parlato di rudimenti. Assolutamente. Cioè, Cioè, perché c'è questa cosa allora, che... scusa che ti interrompo, fammi dire questo. Stavo parlando del collegamento Chaffee Dawson. Chaffee Dawson non mi hanno, insegnavano, e quindi anche a me, il cosa suonare. Sul come non dicevano niente. Quindi, se vogliamo, questo era un loro limite. Gruber, ma in particolare Bob Moses, parlavano del come. Gruber anche del cosa in buona parte, ma non a livello di Chaffee, ma del cosa. Cioè, Chaffee diceva: se tu suoni uno dei miei esercizi, il modo in cui lo fai non mi importa, basta che lo fai, che è totalmente sbagliato. Infatti io mollai gli studi con Chaffee prima e Dawson poi, perché vedevo che a un certo punto ci si arenava su questo, cioè imparavo un sacco di cose, di frasi, il mio cervello produceva cose nuove, ma certi difetti di pronuncia o di suono, di modo di stare sul tempo, di fluidità, non si risolvevano. Allora ho cercato altrove. Moses insegnava a dare forma alla musica, cioè tu hai tutti questi elementi, cosa ci puoi fare per comporre con questi elementi? Mentre Gruber ti insegnava a dargli a far sì che i quattro arti avessero groove.
Perché praticamente la differenza tra il modo di insegnare tecnica di Freddy Krueger e di Joe Morello o Billy Gladstone o George Stone, eccetera, eccetera, è che loro insegnavano in maniera molto classica, cioè insegnavano ad usare bene le mani. Lui ti insegnava, ma Gruber era un bopper ed era stato in mezzo ai neri, quindi, ed era un bianco però, un bianco ebreo, quindi da bianco studiava i neri, come cazzo si fa a suonare così, no? E attraverso le tecniche, appunto, che sia il freestroke, la Muller Technique, lui le ha parafrasate, ci ha fatto altro, ha preso quelle cose e le ha usate per un altro motivo. Perché? Ripeto, nell'accezione comune, l'upstroke Muller, la whipping action, come dice Don Famularo, power, endurance. No, poi soffermiamoci un attimo e chiedo scusa per la vena polemica, su sta gran cagata. A che cazzo serve, a parte in certi stili, tutta questa corsa alla potenza, alla endurance e alla velocità, quando la stragrande maggioranza delle volte ci chiedono di suonare più piano? Me la sono fatta anch'io. Come la macchina che va a 200.000 all'ora c'è il limite di 130, ma cosa minchia serve? A parte a caricare le bionde, che è un altro discorso. Allora, suonano fortissimo quelli che suonano sui grandi palchi, con Sì. amplificazioni mostruose e generi musicali molto power. Ma Però noi sappiamo anche, questo lo sai perfettamente, che sui grandi palchi ci sono anche delle minchia di impianti di amplificazione allucinanti. Io ho suonato una volta allo Stadio Olimpico di Roma, facevo così con la cassa, boom, e la cassa faceva. cannonata. Quindi sembrava che io avessi la gamba di Hulk, ma in realtà era l'amplificazione, mica il mio piedino. Certo. Però li vedi che si agitano e pestano, come, a parte che io li ammiro perché io dopo 10 minuti mi portano via in iperventilazione, a suonare così, agitandomi in quel modo lì. Però Però vorrei dire una cosa su questo discorso stilistico. A prescindere dai grandi palchi, ci sono dei generi musicali che si esprimono in contesti piccoli dove si pesta di brutto. è perché se no il E suono della batteria non è quello. perché si suona così. Tutto l'indie rock, le forme di punk moderno sono pestate brutalmente. Basta guardare Dave Grohl, non è un problema di palco, è che si suona così. Quindi secondo me la logica di Famularo in certi contesti funziona. Poi, certo, ci sono tanti generi musicali e tanti contesti musicali. È che c'è il rischio che venga scambiata che per essere l'unico modo di suonare. Su questo siamo d'accordo, ci sono tanti modi di approcciarsi Perché alle cose. per me che sono un appassionato di linguistica, per me è come se uno mi urlasse in continuazione qua. Cioè, quel modo di suonare, quella musica lì in generale e quel modo di suonare dei batteristi, soprattutto perché i chitarristi non è che si agitano come dei disperati, hanno tutto lì attaccato. Cioè, non è che possono fare così, devono stare lì, ma noi invece possiamo agitarci come disperati. Sfondare tutto con delle bacchette da 10 kg l'una, però per me è come se uno avesse una conversazione e urlasse in continuazione. Ma in questo caso è il genere che lo richiede, non stiamo parlando, non stiamo Luigi, facendo. Luigi, non stiamo parlando di quel genere musicale, non stiamo Ok. parlando di quello, non mi frega un cazzo di quello che stai dicendo, non stiamo parlando di quel genere, come se parlassi di musica classica, stiamo parlando di un certo tipo di musica. È ovvio che il punk si suona forte, non abbiamo bisogno che ce lo spieghi tu. Chiaro? Cioè, se passa il concetto che anche nel jazz bisogna suonare forte perché la Möller, cioè, ma la Möller nel jazz secondo me la usi poco o niente se stai suonando in un trio, in un locale piccolo, altrimenti Ma suoni su questo troppo. siamo d'accordissimo, non mi pare che sia stato sostenuto il contrario in vari contesti. Capisci? A me quello che io vedo imperare in giro è l'urlare. Urlare, suonare urlando, quando i generi musicali dove invece è richiesto un range dinamico più ampio e vario stanno scomparendo, perché voglio dire, il jazz se ne sta andando, porca miseria. Non lo vuole suonare più nessuno, non, nei locali non si suona sempre meno. E questo non. Ma anche il rock se ne sta andando, se per questo. Cioè, se parliamo di mainstream, non esiste quasi più niente. Esiste solo il pop mainstream che vediamo, che è suonato a volumi normali, ovviamente.
Quindi è un problema generalizzato, non riguarda solo il jazz, tutti i generi sono diventati di nicchia, tranne alcune cose che mantengono la loro modernità, diciamo. Magari Tony, che suona prevalentemente jazz, può dirci lo stato di salute del jazz, perlomeno in Italia o nel nord Italia, in Italia. Perché anche Sai, in questa fase è veramente difficile parlarne perché siamo stati in lockdown e tutto chiuso, qualche locale sta riprendendo timidamente, quindi sinceramente non so cosa succede domani. Cioè, alcuni locali hanno chiuso per sempre, altri stanno riprendendo timidamente, naturalmente nel timore che tra un po' richiudono tutto se c'è l'aumento dei casi. Tutte le serate che sono, cioè per tutti i musicisti che hanno perso lavoro, ovviamente c'è una ancora maggiore, cioè, accanimento nel cercare di accaparrarsi quelle poche date che sono disponibili in quei pochi locali che hanno riaperto. E devo dire che dal mio punto di vista, da parte dei locali, non c'è neanche stata una correttezza professionale. In che senso? Ti parlo del mio caso, c'è un locale a Milano dove avevo delle serate che mi sono saltate per il Covid, hanno ripreso programmazione, però hanno fatto programmazione con altri nomi, mentre se fossero stati corretti avrebbero dovuto prima recuperare le date saltate, poi dare le date ad altri. Questo non è successo. Quindi chi si è visto sostanzialmente. Cioè, poi sai, se dobbiamo parlare di danni economici della pandemia, cioè, possiamo spararci nelle palle, no? Tutti noi, credo. Chi aveva locali, chi aveva lavori, professioni. Cioè, comunque, anche lì è un altro discorso. Per quanto riguarda prima del Covid, se mi chiedi cosa stava accadendo, Milano ha una situazione, a mio avviso, un po' particolare perché abbiamo questo. Da una parte straordinario locale che si chiama Blue Note, ma che da una parte è una figata, dall'altra parte è una iattura per la città, perché ha portato via come dire, tutto il pubblico o gran parte del pubblico che ha un certo potere economico, quindi che spende i soldi nei locali. Se devono uscire per andare a sentire musica, vanno al Blue Note, perché ovviamente è un locale molto più bello degli altri. Molto più elegante, molto più raffinato. Quindi, e siccome è una sala grande, ci va tanta gente, tutta questa gente chiaramente non va nei locali, in altri tipi di locali, dove prima andava anche questo tipo di pubblico, li tenevano in piedi, però col problema anche che questo locale non ha creato lavoro per i musicisti locali, cioè di Milano, nel senso che o vengono gli americani con i loro gruppi, che va bene, oppure praticamente vari gruppi, per suonare lì perché è un posto prestigioso, sostanzialmente quasi affittano la sala. Mentre in posti a Roma, per esempio, all'Alexander Platz hanno fatto una politica per anni di un altro tipo, cioè invitavano solisti americani, parlando di jazz tipo, non so, Randy Brecker, Bob Minzer, Sid Walton, eccetera, eccetera, facendoli suonare con ritmiche o solisti locali, il che creava lavoro, ma anche scuola, perché un buon bassista, un buon batterista romano ha avuto modo di suonare con un sacco di gente. Quindi è stato un bene per la città. Al Blue Note non hanno fatto questo tipo di politica e quindi praticamente hanno tolto pubblico a altri locali e non c'è lavoro per i musicisti di Milano. Poi, io non ho niente contro il Blue Note, per carità, non voglio essere frainteso, ma già che mi chiedi, questo è un fatto da prendere in considerazione. D'altro canto, a testimonianza di quello che sto dicendo, tutti, e dico tutti in senso letterale, i locali storici milanesi hanno chiuso. Capolinea, Scimmie, Tangram, Grillo Parlante, Boman, come li ricordo più. Ed erano tutti locali che facevano musica tutti i giorni. Negli Io per fortuna. anni d'oro io suonavo 20 sere, a 20 sere al mese minimo solo in città, poi c'erano le serate fuori. 20 sere al mese perché non potevo moltiplicarmi, perché avevo 3-4 ingaggi al giorno, letteralmente per anni. Io come altri, e non solo io. Stai parlando degli anni in cui io venivo a vedervi, parli 80, fine 80, inizi 90. Cioè, il record è stato un giorno anonimo, tipo un mercoledì di febbraio, quindi non sotto feste o roba del genere, che ho avuto 7 ingaggi quel giorno.
Ma io che non l'ho vissuto quel periodo, ma economicamente questi locali pagavano, certo, non cifre da tour, però pagavano, fra Ma virgolette, sai, bene. suonavi tutte le sere, quindi, e poi, come ben sappiamo, prima dell'euro la lira aveva un altro potere economico, quindi la 100.000 lire era un'altra cosa rispetto al 100 euro. Io mi ricordo che venivo a vedere Cifarelli, ci suonavi anche tu. Al Sì. Angram suonava spesso Cifarelli, al Grillo Solo con Palma. Cifarelli avevamo una media di 15-20 serate al mese. Io suonavo tipo in 10-15 gruppi, infatti. Era sempre una lotta tra a chi dire no, perché per non fare offendere uno, allora una volta dicevo uno a no a uno, poi quello si incazzava, lo devo andare dall'altro. E questa fa ridere, ma è vera, giuro. Una volta ho fatto casino con le date, cioè avevo 3-4 ingaggi, mi ero dimenticato di scrivere. Praticamente il paradosso è stato che avevo preso una serata a mio nome, cioè Tony Arco Quartet, al Grillo Parlante, ma non sono potuto andare. Quindi Dato è stato. Ho mandato Luigi Gungui, che è un altro batterista dell'epoca, e c'era Tito Mangialaio che presentava e disse: questo è il quartetto di Tony Arco, ma non c'è Tony. Paradossi di allora, cazzo. Anche perché allora era normale che un musista suonasse più volte in un locale. Adesso non solo c'è poco lavoro, ma ti dicono anche: cazzo, ma hai già suonato qui 3 mesi fa? Oppure hai suonato nell'altro locale 6 mesi fa? All'epoca suonavi, non so, 3 giorni alle con Cifarelli suonavamo 3 giorni alle scimmie, poi il giorno dopo andavamo al capolinea per altri 3 giorni, poi era un continuo. E c'era pubblico in ogni dove. Erano tutti locali pieni sempre. I primi locali vuoti li ho visti a Boston, dove andavo a vedere, che ne so, Mick Goodrick con Gary Chaffee o Jerry Bergonzi, c'erano 4 persone. E pensavo, cazzo, ma in Italia è una pacchia. Invece poi quella disfatta è arrivata anche qui. Ma torniamo all'argomento Chefi, Moses e compagnia. No, io prima ti ho detto che volevo approfondire quella cosa dei concetti di Moses, del playing with the flow, che a me mi ha veramente svoltato, nel senso che più che stare a pensare ai quarti, ai mezzi. Cioè, se tu hai questo flow di ottavi, come dice lui, o terzine, quello che gira dentro di te, e poi il fatto che ci siano dei quarti e tu stai suonando binario vuol dire che li raggruppi a gruppi di due o di quattro, di sei, dipende dalla metrica che stai usando, ma comunque sotto c'è sempre questo flow che va, che se tu ci stai dentro non puoi sbagliare. Scusa un attimo che sto scrivendo una vasca, arrivo. Se non riescono a entrare, dimmelo, devono andare su Facebook. Sì, ok. Assolutamente sì, assolutamente sì. Naturalmente, allora dirò questo sempre per collegare i miei studi, perché non è che voglio scolpire le tavole qua, ma già che stiamo parlando di certe cose. Allora, i brani hanno una certa struttura. Questa struttura ha un certo incedere. Per potere, soprattutto nel jazz post-bebop, dove c'è stata più libertà e magari anche griglie armoniche più ampie e non due o quattro accordi per misura che sono la guida più chiara, come nel bebop. Soprattutto tipo nel jazz modale, non so, un accordo che durava 16 misure, si lavora molto sul ritmo. Il batterismo è diventato, nelle mani di Roy Haynes, Jack DeJohnette, Tony Williams, Cobham, Ged, eccetera, eccetera. Tra l'altro, già che ho nominato Ged, c'è una cosa che voglio dire. Ged ovviamente è noto per il grande batterista groove e tutte le cose che è inutile stare qua a ribadire. Però, ancora oggi ovviamente, ma ci sono dei dischi degli anni 70, per esempio c'è un disco di Joe Farrell, non mi ricordo, Farrell, il flautista, sassofonista americano, non mi ricordo il titolo del disco, ve lo faccio sapere, dove lui suonava jazz e suonava da paura, modernissimo, un groove allucinante, quindi veramente un gigante Steve Gadd, un musicista tutto tondo. Il modo di suonare è diventato più complesso e più compositivo, cioè si è passato dal semplicemente il timekeeping,
col grandissimo groove dei Max Roach, degli Art Blakey, dei Kenny Clarke, eccetera, eccetera, ha un modo di suonare molto più compositivo. In particolare quando è venuto fuori Jack DeJohnette. Jack DeJohnette ha ribaltato il modo di suonare la batteria jazz. Perché? Perché Jack DeJohnette era un pianista, quindi praticamente ha iniziato a ragionare come se fosse il pianoforte, cioè per frasi. E ha creato uno stile a sé che veniva dall'influenza con Roddy Roy Haynes, Elvin Jones e Tony Williams, e anche Philly Joe Jones, ma sostanzialmente suonando in maniera molto più ricca che mai e mettendo le cose in punti inaspettati, perché appunto ragiona pianisticamente. Quindi il discorso di suonare sul flow. Ora, Bob Moses è non solo contemporaneo di DeJohnette, ma suonavano anche insieme in un gruppo che forse ho detto in un'altra occasione, quello che è stato definito il primo gruppo di jazz rock mai esistito, si chiamava Compost. E questo gruppo Compost aveva due batteristi, che erano Bob Moses e Jack DeJohnette. Quindi suonando assieme ovviamente si conoscevano bene. E sotto certi aspetti la loro mentalità è anche analoga. La differenza è che Moses ha anche un tipo di mentalità dove è riuscito a codificare certe cose. Laddove, se, non so, qualcuno, non so se avete mai visto il video didattico che ha fatto Jack DeJohnette, Musical Expression on the Drum Set, dove c'è un tipo che lo intervista, gli fa delle domande, lui dà delle brevi risposte, poi suona come un forsennato. Io ho assistito ad un seminario di 4 giorni di Jack DeJohnette, mattina e pomeriggio, e praticamente iniziava a suonare, dopo 3 ore smetteva. Più di una volta mi sono anche addormentato perché non riuscivo manco, cioè, non finiva più. Cioè, vabbè, se Jack DeJohnette, d'accordo, ma mi sono rotto la minchia di sentire solo un solo di batteria che dura 3 ore. Quindi, quelli sono musicisti che devi ascoltare, no? Che loro sono così. Mentre Moses è riuscito a codificare. E la ragione dietro a tutto il suo sistema, alla fine, cioè il suo sistema va contestualizzato in una certa epoca, perché praticamente, come dicevo l'altra volta quando ho iniziato a parlare di lui, che lui suonava coi latini e quindi usava la clave, cioè l'epoca in cui è venuto fuori Moses era post bebop, c'era il free in quel momento, c'era un sacco di, è iniziato, era popolare la musica delle CM, quindi un sacco di musica non più swingata ma ottavi dritti, jazz rock, la fusion, Pat Metheny, non dimentichiamoci che Bob Moses ha suonato nel primo disco di Pat Metheny, Bright Side Life, con Pastorius. Quindi c'era necessità, ribadisco, di cioè il batterismo jazz e la musica jazz in generale, intanto ha cominciato a contaminarsi con rock, ma c'era necessità di avere un fraseggio più ricco. E più il fraseggio è ricco, cioè in questa fase di transizione tra suonare swing e suonare questa nuova cosa, chiaramente non tutti avevano il talento di DeJohnette, Billy Cobham, Moghed, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'era chi lo faceva da Dio, come sempre gli innovatori caposcuola, e c'erano quelli che facevano cagare. Quindi in quel momento a lui, che era la maggior parte, in quel momento a lui è venuta l'idea, la necessità, cioè hanno visto che c'era un bisogno per aiutare inizialmente se stesso, poi altri, quando si mise a insegnare, a imparare a far questo, imparare a far cosa? Imparare a organizzare le idee, delle idee così complesse, perché il modo di organizzare le idee del bebop era molto più standardizzato e anche, cioè l'interazione nel bebop è estremamente meno sofisticata che nel post-bebop, no? Il batterista doveva avere un grandissimo piatto, cosa difficile, un grandissimo groove, cosa difficile, ma sostanzialmente i famosi dropping bombs di casse rullante erano dei colpi che andavano neanche tanto a interagire col solista realisticamente, ma andavano a interagire con la struttura. Quindi entrava l'inciso e faceva il fill, cose di questo tipo, ma non c'era l'interazione, il solista faceva una cosa e la batteria sottolineava in un modo piuttosto che un altro. Quella è venuta dopo, no? Quindi questa nuova esigenza ha creato una maggiore necessità di coesione, di capacità compositiva. E ribadisco, se non nasci col talento di DeJohnette, non è così facile. Non lo è oggi, figuriamoci allora, quando era tutto nuovo. Cioè noi stiamo parlando di cose che hanno 50 anni. 50 anni fa era diversa la nostra consapevolezza, anche in America. No?
Quindi il discorso delle solution points, plane off of the floor, the yin yang triplets, piuttosto che non independent system di cui abbiamo parlato le volte precedenti, è la risposta che Moses dà da protagonista di quella cosa, quindi non da didatta in questo caso, non come Cefi che è stato un didatta, ma Cefi non ha suonato nei dischi importanti, ci hanno suonato i suoi allievi, con l'aiuto ha suonato con Zappa, non Cefi, no? Quindi. Ma invece la grande cosa di Moses è che lui era uno di loro che si è messo a insegnare bene. Infatti, quando andavo da lui avevo proprio questa sensazione, cioè, quando andavo da Cefi avevo la sensazione di andare da un genio, da uno scienziato. Quando andavo da Moses sentivo la sua caratura artistica. Cioè, dicevo, io sono qua in una stanza con uno di quelli che ho ascoltato nei dischi e c'ha due coglioni così, fa parte della storia della musica, però è qua che mi spiega cosa devo fare. Cosa che se vai da un Dejonet manco ti caga. Dejonet è uno che, per chi lo conosce bene, io non lo conosco bene, ma conosco tanti che ci hanno suonato, che inizialmente quando ti approccia a lui è un ghiacciolo. Poi dopo un po' si lascia andare, diventa un umano. Ma inizialmente, io mi ricordo, lui suonava con Antonio Faraò, con cui ho suonato per anni. Antonio Faraò me l'ha presentato, dicendo che io ero il suo batterista e che ero un suo grande ammiratore, cioè lui ha fatto fatica a darmi la mano. Ma non perché è cattivo o se la mena, è perché è una persona chiusa, almeno inizialmente. Quindi figurati, cioè, ad andare a lezione da uno così, no? Non, è gente che non dà neanche lezione. Ti dirò una cosa in più, non so se conoscete, avete visto, anni fa è uscito questo progetto bellissimo, questo DVD, multi-DVD, fatto da Adam Nussbaum e Steve Smith, ma in realtà l'idea è di Adam Nussbaum, The Art of Playing with the Brushes. L'avete mai visto? È un DVD sull'arte del suonare le spazzole. L'idea qual era? Me l'ha detto proprio Adam, che è un mio amico, Adam Nussbaum. Lui voleva fare un qualcosa dove i grandi batteristi, i migliori batteristi spazzolatori della storia, quelli viventi, facessero vedere il loro modo di fare le cose, quindi di suonare i medium, di suonare i Latin, di suonare i tre quarti, di suonare gli up tempo, di suonare le ballad, eccetera, eccetera. Quindi hanno registrato delle basi, l'idea era di registrare delle basi e ognuno ci suonava sopra e dopo Nussbaum gli faceva un'intervista tecnica, cioè da batterista esperto e anche lui grande spazzolatore, gli diceva: senti, Ruggero, tu hai fatto quel movimento, come hai fatto questo movimento? E cioè, ora, questa cosa l'hanno fatta, Lazo Music gli ha detto: ok, te lo facciamo fare, ma ci devi mettere anche Steve Smith. E c'è entrato anche Steve Smith. E nel DVD ci sono cinque grandi batteristi che sono Joe Morello, Charlie Persip, Eddie Locke, Ben Raleigh, che era il batterista di Monk, e quello che è appena morto, no, Charlie Persip, l'ho detto, e Billy Hart. Ok. Cinque grandissimi batteristi, ma in realtà quelli che lui aveva chiamato inizialmente erano Jack DeJohnette, Roy Haynes, Jeff Hamilton e forse Paul Motion, o forse era già morto. Comunque mi ricordo bene questi tre nomi, quindi chi aveva chiamato Jack DeJohnette, Roy Haynes e Jeff Hamilton. Risultato: non l'hanno cagato di striscio. Cioè, si sono rifiutati di fare. Jeff Hamilton non gli ha risposto alla mail. Jack DeJohnette ha detto: sì, non mi frega un cazzo, e l'altro pure. Roy Haynes forse non gli ha neanche risposto. Quindi non sono tutti così disposti a insegnare. Quindi quando c'è una persona come il Pirla che sta parlando in questo momento che è disposta a dare qualcosa, non datelo per scontato. Oggi su sto cazzo di YouTube, no? Che tutti sparano stronzate. No. Se c'è qualcuno che ha un certo peso e dice qualcosa, non datelo per scontato. Questo non lo dico per autoincensarmi, però quando io ero in una stanza con Bob Moses dicevo: cazzo, c'è questo qua che è un grandissimo, un gigante, un artista che sta pensando 2 ore con me, che sono un ragazzotto italiano pieno di difetti. Ma siccome oggi nessuno conta più un cazzo, si dà tutto per scontato. Vi racconto una cosa, non farò i nomi, non farò il nome. Ho portato Bob Moses in una famosa scuola di Milano. Io ho portato 30 allievi, li ho fatti venire da tutta Italia, dal Conservatorio di Catania, dalla Civica, tra i miei allievi primati, Conservatorio di Como, eccetera, eccetera. Tutti i posti dove insegnavo, sono riuscito a portare 30 persone. Sapete quanti iscritti di questi interni della scuola ci sono stati?
Avevano Bob Moses lì in una delle loro aule. Quanti iscritti ci sono stati? Fate una cifra. Parliamo di una grande scuola? Sì, una grande scuola. 5? Zero. Zero? Sì. Io c'ero. Tu non sei un allievo, sei un vecchio. Io pago. E c'eri perché ti ho portato io, dilla tutta. Bello, io pago. Io a Torino l'ho visto. Sì, no, certo, Volpi, però... Con Marco Volpi. Sì, l'ha portato Marco, però sì, per dire, a Milano iscritti interni neanche uno. Probabilmente l'insegnante non conosceva manco chi era Bob. No, no, lo conosceva. Sai cosa ha detto l'insegnante? Che lo conosci bene chi è, ma non ti farò il nome. L'insegnante disse, figa, ma cazzo, costava 40 euro. Capito? Quindi manco 40 euro gli vogliamo dare. Anzi, forse costava 30. Manco vogliamo dare 30 euro o 40 euro a un Bob Moses una volta nella vita. Una volta nella vita, cavolo. Capito? Perché non si riesce a dare valore... No, perché nessuno conta più un cazzo. Ma questa cosa la dico senza tristezza, è così. Vada via al culo, chi se ne frega. Probabilmente è un... Cioè, il valore percepito, no? Noi sappiamo chi è Bob Moses. Io altro che 30 euro gli darei per vedere una clinic di Bob. Cioè, ho visto, giuro, io nella mia vita ho visto delle cliniche che se non fosse perché sono una persona educata... Dopo mezz'ora me ne sarei andato. I grossi nomi americani. Dopo della sì. Andate a vedere Horacio Hernandez che studia per 2 ore e poi si fa due risposte se viene da fare in corso. Lui studia, lo so. L'ha detto un suo amico bassista con cui io suono. Usa le cliniche per mantenersi in forma. Lui dice, quando faccio le cliniche vado, studio 2 ore, rispondo a 4 domande del cazzo e mi faccio pagare 1500 euro. Infatti lui ha fatto tutti gli esercizi del suo libro. Ha fatto 1 ora e mezza di esercizi. Capito? Ecco, quelle sono le cliniche che del cazzo. Esatto, e ti dico, io da qualche anno a sta parte, anche quando mi è capitato di fare il traduttore di qualcuno di questi e vedere fra il pubblico persone che conosco o ex allievi, faccio una domandina. Cosa ti sei portato a casa oggi alla fine di questa clinica? La foto. Ma lo sai che la maggior parte delle volte è... Ma io, sai, dopo i primi 10 minuti mi sono perso, uno. Non ho capito di che cacchio parlava, è troppo difficile, è impressionante. Cioè, sembra sempre che loro partono e già della serie, ok, voi il Marchese del Grillo, capito? Quella frase lì. Io sono questo, voi non sapete un cazzo. E voi non sapete un cazzo. C'è anche un altro problema che non è colpa loro, a volte i traduttori fanno schifo. Sì, però... Sbagliano, fanno venire il sonno. Però se tu mi fai, allora inizi, ok, mi fai il bellissimo solo e già ne stendi l'80-90% dei presenti. Poi cominci a parlare di argomenti elevatissimi, cioè se secondo me se il clinician non è, non sa chi ha di fronte, cioè il livello delle persone che ha di fronte, ma si fa la sua clinica che è quella, come se fosse uno show, cioè la mia scaletta è questa. Chi ho di fronte mi capisce, non mi capisce, a me non interessa. Grazie loro, sì. Esatto. Però il discorso è che alla fine, la prossima volta, quel ragazzo lì non ci va a un'altra clinica di quello. Dici, ma è l'ultima volta che sono stato, ho capito una mazza, che cacchio ci vado a fare? Ma del resto poi sono, quasi sempre questi batteristi non sono neanche insegnanti, quindi non hanno proprio il know-how di base in molti casi, secondo me. Questo è tipico, per esempio, dei gospel drummers, dei clinic... di questi batteristi sono state fra le cose più inutili a cui ho assistito, perché non erano letteralmente in grado di descrivere il loro processo creativo. E le risposte erano questo, come si fa, you must practice, e sostanzialmente la stessa risposta reiterata per tutto un seminario. Alla lunga lo lasci suonare e va bene così. Lo so, però io pagando per una cosa del genere dopo un po' mi stranisco, perché dico, cioè io ho pagato 60 euro per vedere Tizio, ma non mi sto portando a casa nulla. Cioè, ho visto uno show. È come se fosse andato a vedere un concerto. Oggettivamente quello che dice Tony è vero anche in relazione alla traduzione. Anche quando ci sono traduttori bravi, ci sono argomenti così complessi che risultano abbastanza difficili da rendere in una traduzione, in una
elaborazione. E poi la verità è anche, la testimonianza è quella di Toni, e un altro seminario importante che ho visto, quello di Ettore Mancini, che è stato mio insegnante, che questi seminari hanno tutto un altro spessore, perché sono tenuti da gente che è competente, ma che soprattutto sa come strutturare un percorso didattico. Quindi anche il batterista bravo, se non ha questo tipo di esperienza, difficilmente riesce a orientare la Mettere crisi. Io... sedizione, alla fine ho smesso di andare, no? Perché in realtà. Chi è? Davide, eri tu? Scusate, ho parlato ad alta voce. Sì, no, gli Ciao. davo ragione. Ciao, ciao, mi fa piacere. È una vita che non ci vediamo. Eh sì, un pochetto. Ho fatto qualche serata difficile, ma siamo riusciti a Ho visto farne che hai fatto qualche serata. un po'. Con la Eh sì. perla, quella da la travel kit. Con la Travel Kit, ieri ho suonato a Monte Porzio Catone, qui, location molto bella, la gente è stata molto carina, molto bello, e stavamo parlando Ma di... sai che il discorso che facevamo prima con Tony, il lockdown, la ripresa del lockdown, cioè il fatto che non si possono fare gli assembramenti, secondo me possono essere un'occasione di privilegio della musica d'ascolto, cioè stiamo seduti, fermi e buoni, e potrebbe essere, non so, immagino, ma magari no. Invece purtroppo no, e invece purtroppo no, cioè almeno dalle mie parti io sono diventato molto combattivo su questa cosa, ho detto delle cose, un mio carissimo amico anche litigato con me recentemente e io non avevo neanche detto niente di male, non era contro di lui, io me l'ero presa con quest'ultimo editto che aveva fatto questo ministro che ci abbiamo speranza, veramente una persona triste tra l'altro, io ritengo una persona triste, cioè, non riesco, ho sentito l'altro giorno il rettore dell'Università di Perugia dire ma bisogna anche portare un po' di positività, cioè ci stanno i distanziamenti, come stavi dicendo giustamente tu, ma se ci stanno due disgraziati che stanno suonando lì da quella parte, che problema vi danno? Avrebbero portato all'estate un pochettino più anche di allegria, no? E invece no, hanno fatto in maniera che il locale fosse letteralmente spaventato dalle sanzioni, da paure anche inesistenti. Io rispetto le zone, non voglio dire niente, c'è chi ha perso le persone, quindi bisogna stare attenti a quello che si dice, ma qui dalle mie parti non è successo niente di realmente grave. E i casi che leggono, che io faccio vedere, non sono realmente gravi, ma la gente lo prende, lo passa. Voglio dire, non ci sono gli ospedali pieni di gente che sta morendo Ma come la peste nera, non c'è. Però. i concerti che hai fatto tu, cioè veniva rispettato il distanziamento, Sì. oppure c'era un Pochi locali che rischiano di farlo. Ecco, mercoledì suonerò a questo Confusione Fest, che è l'unione di due locali di Roma, Lady Beer con l'Asino che Vola, che hanno fatto questa cosa, insomma, sulle loro, tutto distanziato, tutti con le mascherine. Però voglio dire, no, ma la mascherina anche col distanziamento. Sono andato a visitare un castello sul lago di Bolsena, stavamo a 500 metri, la mascherina anche quando stavamo a un metro. Cioè, bisognerebbe piantarla con queste sciocchezze. Io purtroppo ho sposato questa teoria che veramente, cioè, e questa cosa spaventa molte persone. Lasciamo perdere noi o l'idea mia, io la dico così, tanto per dirla, perché con voi mi piace parlare, voglio fare i miei complimenti a Tony Arco, è una persona fantastica, io spero di conoscere persona un giorno così come anche te, perché ha detto delle cose sacrosante, delle cose sacrosante con cui parlo con molti musicisti, lo diciamo soprattutto all'affermazione più importante, quella che tutto quello che hai fatto in una vita non conta più niente, non danno più valore alle cose che fai. Ecco, quindi l'unica soddisfazione rimangono le persone, il successo tuo personale, il poterlo raccontare, che però dovrebbe avere un valore diverso poi nell'atto pratico. Io faccio cose più commerciali, sai, non sono nelle cose jazz, ma comunque sempre complicate. Abbiamo fatto un concerto di canzoni degli Eagles, insomma, che comunque non è manco una musica poi semplicissima, insomma, dentro ci stanno tante cose, con tanti pezzi della West Coast americana. E la gente la gradisce la musica, la vuole ascoltare, vuole vedere la gente brava che suona. Le cose andrebbero fatte con un altro sentimento e con una maggiore selezione da parte anche del locale. Si sono perse un po' questo. Davide, io su questo argomento ho delle idee molto precise e vabbè, ci metterei delle ore a spiegarla, però Ho aperto 3-4 canali. noi siamo, no, allora, innanzitutto io penso che siamo in questa situazione, noi musicisti, c'è una grossa fetta di concorso di colpa. Cioè,
Chi ha vissuto il periodo bello, come Tony ci raccontava prima, quelle robe lì, ovviamente quando sei in un periodo così che funziona tutto alla grandissima, non ti preoccupi cioè se tu hai tre chiamate ogni sera per un concerto, non è una tua esigenza venderti, perché la tua esigenza è decidere a chi dire di no. Pensa a te. Adesso siamo completamente all'opposto. Adesso tu speri che qualcuno ti chiami, capito? Non c'è un overload da chiamate. Ora siamo nella situazione inversa. Non credo che sia per adesso un miglioramento. Io credo che alla lunga dovremo tornare a suonare. Cioè, è un po' un'ubriacatura, come abbiamo avuto l'ubriacatura del digitale, no? Cioè, quando sono arrivati i computer negli studi di registrazione c'è stata l'ubriacatura, via a quantizzare tutto e tutti, morti, feriti, quello che è. Poi c'è stata l'ubriacatura dei social, che non è. Tutte queste cose non sono onde che secondo me, non sono ancora scese. Stiamo ancora non all'apice, ha cominciato la discesa, ma non siamo ancora giù. Perché l'essere umano, secondo me, io parlo secondo me, gli piace la figata del cellulare, no? Ci piace il cellulare, i social, ma dopo un po', secondo me, ci rompiamo le balle di stare ognuno a casa sua dietro un telefonino e vogliamo tornare a sentire i concerti, ma non a San Siro. Io voglio tornare a vedere i concerti dove il musicista è a 3 metri da me, dove sento la batteria non compressa, equalizzata e triggerata. Io voglio sentire il suono vero, perché noi non conosciamo più il suono vero della batteria. E Bravo, bravo, non lo conosciamo più, perché minchia, tu vai ai concerti e senti, come dice Tony, ma anche i concerti che faccio io, la cassa non è quella che io a volte, ti giuro, il suono della mia batteria sul palco con Vecchioni, quello che sento io è non, cioè fa cagare. Cioè i tom fanno snieon, sboion, sdoion. Fuori sento le registrazioni, dico, ma faccio sempre i complimenti al fonico perché dico, ma non so come fai, cioè, ma da su fa schifo veramente. Cioè, me lo accordi? Cioè, capito? Sì, pim pom pim. Ah, ok, lui da sotto dice, va bene. Giuro? Io da qua sento sboiong, cioè i miei tom fanno a volte sboiong, come se ci fosse un gatto dentro. Decorano mezzi per eliminare quello che una volta ti dicevano, per quello dai, io no, mi ero specializzato in quest'arte dell'accordatura, come ti raccontavo le altre volte, perché dovevi togliere l'isolamma e mantenere il suono bene, che è una cosa che ancora a me piace fare perché ho il gusto di farlo, però effettivamente i mezzi mettono in Allora, condizione di personare qualsiasi. questa tecnologia non è più il tuo suono, è il suono del fonico giù. Perché tu, tra l'altro, siccome stai suonando qua, mica lo sai cosa esce di là. E non saprai mai, non puoi essere di qui e di là. Per cui no, non c'è più. No, tu non lo sai che suono esce di là. Se la gente dice, oh, mica che suono di batteria ci avevi, dici, Va fai bene, come. Ruggero, io devo salutarvi perché se devo, ho delle cose da fare adesso. Allora, Grazie dell'invito, come sempre, e ci vediamo in altre future occasioni. sì, no, volevo dire a loro che con Tony siamo rimasti d'accordo che non è l'ultima questa, perché voglio parlare con lui dei suoi libri della sua carriera musicale. Cioè, adesso abbiamo parlato degli insegnanti e il suo periodo di studi, parliamo anche di quello che lui ha messo in pratica nella sua carriera suonando con i nomi con cui lui ha suonato, che io me li sogno la notte, per dire. Mi piacerebbe molto, ma mi sa che ormai è passata. Va bene, allora salutiamoci con due promesse. Una che ne facciamo altre, due che tu rimpari come si fa a mettere in mute tutti. Va bene? Io devo studiare, esatto. Bravo. Ok, ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie, Ciao, buonanotte. Ciao, ciao a ciao Tony, tutti. ciao, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.